Voglio parlare in maniera abbastanza efficace ma sintetica della partita di ieri tra Italia e Australia del calcio femminile che ha visto la vittoria dell'Italia per 2 reti a 1 contro l'Australia. Un esordio mondiale davvero col botto della prima partita di Francia 2019. Di questo mondiale le azzurre battono infatti l'Australia 2 reti a 1. I gol nel primo tempo al 22esimo di Sam Kerr in ribattuta sul suo rigore respinto da Laura Giulio Hani. Nel secondo tempo invece all'undicesimo minuto di gioco e al 50esimo di Bonansea. Una vittoria letteralmente sfolgorante, ricca di emozioni da incorniciare per le azzurre in questi mondiali di Francia. Dopo 20 anni di assenza, le azzurre guidate da Milena Bertolini vanno a battere quindi in rimonta per 2 reti a 1 la Australia, che vi ricordo è una squadra abbastanza quotata. Parte un po' male la gara per la nostra nazionale, che passa in svantaggio al 22esimo gol del campionato delle australiane, ossia Sam Kerr. Nella ripresa però avviene il miracolo, tra virgolette, infatti Barbara Bonansea con una doppietta al 56esimo e il 95esimo va a confermare una vittoria che arriva nei confronti proprio dell'Italia. Complimenti dunque alle nostre italiane, meravigliose donne, meravigliose fanciulle in questo esordio mondiale di Francia 2019 per 2 reti a 1. Iscrivetevi se vi va, commentate, da Leandro è tutto, al prossimo video.